Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di quelle che sono per me le 6 cose più importanti da valutare prima di acquistare un ETF. Per iniziare, prima di definire qualsiasi parametro però, dovete prima di tutto decidere la classe di attività, quindi se orientarvi ad esempio su un ETF azionario od obbligazionario, in base a quelli che sono i vostri obiettivi e la vostra propensione al rischio. Un ETF azionario può garantirvi mediamente rendimenti superiori di un obbligazionario, ma vi espone anche a maggiori rischi di perdite. Definita la classe di attività, ci si sposta a valutare il segmento di mercato che si vuole replicare. Questo può essere un'area, come quella dei mercati emergenti, una nazione, come l'Italia, un settore, come quello automobilistico, e così via. A questo punto, se si vuole fare una scelta oculata, è necessario valutare moltissimi parametri. Oggi vi parlerò di quelli che per me sono i 6 più importanti. In primis è fondamentale fare attenzione a quella che è la dimensione del fondo. Questa dovrebbe essere di almeno 100-150 milioni di euro, ma in generale, solitamente, più grande è, meglio è. Questo principalmente per un discorso di liquidità. Se non vogliamo pagare spread troppo alti al momento in cui acquistiamo o vendiamo lo strumento, è molto importante che sia liquido. Un'altra tra le prime cose da analizzare è il rischio valutario. Se acquistiamo un ETF in dollari, infatti, nel momento in cui l'euro dovesse rafforzarsi su di essi, la nostra performance peggiorerà e viceversa migliorerà se il dollaro dovesse rinforzarsi sull'euro. Bisogna quindi tenere in considerazione anche queste fluttuazioni, a meno che non scegliamo di acquistare degli ETF con copertura valutaria. In questo caso potremo evitare di pensare alle fluttuazioni dei cambi, ma l'ETF sarà leggermente più costoso. C'è da dire che nel lungo periodo, solitamente, il rischio valutario tende ad uniformarsi. Non dimentichiamoci poi che un'esposizione verso valute estere può offrire anche la possibilità di diversificare maggiormente l'investimento, con tutti i benefici che ne conseguono. La copertura valutaria risulta quindi più efficiente in periodi di investimento più brevi. Nel lungo, il maggior costo potrebbe incidere troppo sulle performance dei nostri ETF, tanto da non giustificarne la spesa. Un'altra cosa da valutare è se l'ETF ci fornisce dei dividendi o no. Quelli che ce li accreditano sono detti a distribuzione e ce li forniscono direttamente sul nostro conto a cadenze regolari. In questo caso l'introito ci verrà tassato al 26%. Gli altri sono detti ad accumulazione. Questi ETF non distribuiscono i dividendi, ma li reinvestono automaticamente acquistando ulteriori quote dell'ETF stesso, evitando che ci venga applicata la tassazione al 26%. Questi ultimi sono sicuramente più efficienti nel caso in cui volessimo sfruttare al meglio l'ormai famosissima capitalizzazione composta. C'è poi il metodo di replica. Esso va a indicare come viene replicato l'indice di riferimento dall'ETF. Ci sono 3 diverse metodologie: la replica fisica totale, quella a campionamento e la replica sintetica. Nel caso di replica fisica totale, l'ETF acquista esattamente tutti i titoli parte dell'indice che vuole replicare. Per via dei costi di transazione, però, si può dire efficiente solo per indici costituiti da titoli liquidi e di numero non troppo elevato, come ad esempio il FTSE MIB italiano o il DAX tedesco. La seconda tipologia è la replica fisica a campionamento. Essa consiste nell'acquisto di un campione dei titoli più rappresentativi dell'indice scelto, in modo da creare un portafoglio che si muove in maniera molto simile all'indice, ma con un numero di componenti inferiore. Così è possibile abbassare i costi di transazione replicando comunque verosimilmente il benchmark. Questa modalità è più indicata nel caso in cui si vogliono replicare indici composti da moltissime società. In questi casi il gestore deve fare in modo di ridurre il più possibile il cosiddetto tracking error, ossia lo scostamento tra la performance del benchmark e quella dell'ETF stesso. La terza metodologia è la replica sintetica. Questa consiste nel replicare un indice utilizzando uno strumento chiamato swap. Questo paga all'ETF l'esatto rendimento dell'indice che copre. Questi strumenti sono offerti dalle banche di investimento in cambio di una commissione. Questo metodo libera l'ETF dall'obbligo di dover detenere tutti i titoli, quindi si presta bene per la replica di indici i cui titoli sono illiquidi o poco accessibili, come potrebbe essere, ad esempio, per quelli in alcuni mercati emergenti. È giusto segnalare che la replica sintetica espone il gestore dell'ETF al rischio di controparte, ossia la possibilità che il fornitore dello swap non riesca a pagare quanto dovrebbe. In realtà anche la replica fisica talvolta può esporci a questo rischio,
Ciò accade quando il gestore prende in prestito dei titoli da altri operatori finanziari per operare in short selling. Troverete questa politica sul prestito titoli di un fornitore di ETF direttamente sul suo sito web. Non bisogna assolutamente ignorare poi le spese, anche se per gli ETF sono mediamente molto più basse rispetto a quelle dei fondi a gestione attiva. Il cosiddetto TER, cioè Total Expense Ratio, ci offre una misura approssimativa delle spese annuali necessarie a detenere quel determinato ETF. Esso comprende le spese amministrative, le spese operative, le spese legali e di marketing sostenute dai gestori che vanno sottratte ai rendimenti ogni anno. Un indicatore ancora più preciso del TER è il TCO. Esso comprende anche gli ulteriori costi interni non inclusi nel TER, come gli spread, le tasse, le commissioni di negoziazione e, nel caso di replica sintetica, le commissioni swap relative ai sottostanti degli ETF. Bisogna considerare poi anche i costi del broker o della banca che ci permette di acquistare e detenere gli ETF. Infine, è fondamentale valutare l'età del fondo. È chiaramente meglio avere una base storica di dati di più anni per vedere come si comporta l'ETF rispetto all'indice che ha l'obiettivo di replicare. Quindi, se esiste da almeno qualche anno, è meglio. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!